soldi per mettere le imprese. Mi dice a che punto stanno, che loro non mettessero i vendi, il resto non c'è. Sì, è stato subito oggetto, diciamo, di una nostra perplessità, per non dire, scusate il termine signore, incazzatura, leggendo determinate cose su, chiamiamolo insomma, organo di stampa. Noi leggiamo comunque. Sì, fatto sta che comunque sia quella roba è falsa. Perché? Perché ho ereditato anche quella cosa, e quindi me ne prendo la responsabilità e atto di un appalto completo. Ok, fornitura e cosa in opera. Quindi non soltanto la fornitura, i vetri sono pronti, non c'è sta nessuno. Quindi, secondo me, vabbè, faccio proprio un discorso che determinate cose vengono scritte probabilmente perché ci sia una mala fede, un'intenzione dietro. Ma questo qua. Lei ce lo dice da me, magari la maggioranza qualcuno. No, ma io purtroppo non mi posso sostituire alla politica, quindi io le dico le cose come stanno. Che abbiamo richiesto tutta quanta una serie di documentazioni nell'arco di questo mese e 20 giorni. La documentazione è stata istruita, abbiamo richiesto un'altra integrazione, adesso siamo in attesa dell'ennesima integrazione. Ok? Però per il momento lì le cose non partono finché tutto non si fa come Cristo comanda, ok? Quindi su questo qua io non transigo, me ne assumo la responsabilità, c'è una fitta corrispondenza epistolare fatta appunto in rapporto all'ultimo mese e mezzo con la società che sta facendo i lavori, dopodiché noi ci attendiamo le integrazioni che abbiamo chiesto circa una settimana fa, una cosetta del genere, giovedì scorso. Ok? Sono attenzionati sia il geometra laureato che il direttore di miniera che tutto quanto l'ufficio su questa storia. Quindi è un'istruttoria che si sta facendo in maniera congiunta. Che la nostra amministrazione non è che frutto del no, frutto di chi ha preceduto, insomma. Perché come che c'entra? Io spiego io che c'entra. Io spiego io che c'entra, perché se si dice, ecco poi non c'è niente. Ma siccome praticamente per tutto il mondo si è spiattellato per l'amministrazione Michelin, non l'abbiamo lasciato una. Allora, lei ingegnere, mi dica quanto era il capitolo sulle terme che abbiamo lasciato. Ma l'ingegnere comunque si era un deve. Allora, dottore, non lo so. Ancora lo devo studiare bene. Quindi non lo sappiamo rispondere. No? Sì. Ripeto, ad oggi non sono riuscito a vedere la genesi. Il consiglio comunale ha detto che siccome non hanno lasciato niente per rifare su questa cosa delle terme, quindi lei ha dovuto. Ho capito, io parlo con l'amministrazione, però insomma, non è che parlo con un certo annunzi e parlo più di terme. No, allora volevo, questo è un piccolo dettaglio, insomma, un inciso che mi sembrava utile. Oggi se si. Presidente, qua sono pensare, non lo sapevo. Allora l'ingegnere ovviamente dice che è stato fatto all'avanzo, io sono d'accordo, quindi se è fatto all'avanzo, non avete speso ancora un euro sulle terme, significa che il capitolo sulle terme, credo era di 15-20 mila euro, che sta lì ancora in tonso. Quindi cioè, forse c'era manco bisogno di prendere l'avanzo, insomma c'era anche lì. Comunque l'avanzo è frutto del consuntivo.